Salve a tutti ragazzi. Salve. Salve Salvino. Eccoci qua, come ogni anno. Sì. Noi facciamo i regali di Natale. Siamo vicini a Natale, siamo vicini al Capodanno e siccome siamo tutti più buoni, noi vi facciamo il riassuntone veloce veloce di un evento che vedete in sovraimpressione. Esatto. Che sono i The Game Awards, ovvero gli Oscar dei videogiochi. Questo è Jeff Keighley, che gestisce il tutto dall'America, dal bel paese. Prima dei The Game Awards, una piccola parentesi, ma veloce, su due giochi che ci teniamo a farveli mostrare, lo State of Play, che sarebbe questa cosa che fa la PlayStation, stile Nintendo Direct. Sì, che c'è stato un paio di giorni fa. Ha annunciato tanti titoli, fra cui due. Esatto, i più interessanti sono due. Il primo, che se ne parlava da diverso tempo, che parte con, fra l'altro, il multiplayer, che è incluso con la campagna single player di, già vedete voi l'immagine che sto guardando, Raccoon City. Io vado al dunque, perdonatemi. Resident Evil 3. Esatto. Resident Evil 3, il remake che dopo il successo strabordante del 2 ritorna, uscita fra l'altro ad aprile, nel momento della morte, con la protagonista, lei sempre bellissima, e il personaggio più iconico di tutti che qui intravederemo, ovvero, eccolo qua, in mano, Mister Nemesis. Chissà se si sentirà la solita voce di lui, perché se non fanno quello mi faceva cacca sotto. Io da piccolo gettavo il joypad e scattavo. Lo mettevi pausa, era sempre calma. Da dove sbuca, era sempre quella. Guarda, bella. Ovvero la protagonista, una comunque la più iconica di Resident Evil 3, nel mondo di Resident Evil, Jill Valentine, tutta bella rifatta, tutta bellissima nel mondo del 2019, con Raccoon City, che è argomento andata a puttane, ambientato tra i due praticamente, perché è ambientato prima e dopo, un po' più action, perché anche il 3 lo era, quindi avremo magari lei che può scattare di più, perché in fondo lei fa parte della Stars, quindi non è un semplice poliziotto o una civile, quello è Carlos Rivera, l'altro personaggio che giocheremo. Raga, è Resident Evil. Sì, non vedo l'ora, perché io purtroppo nella mia infanzia e per la mia scagataggine il 2 non ho avuto il coraggio di giocarlo. Quando è uscito il 3, non mi ricordo bene la data, ho avuto un po' più le palle di metterci davanti e finirlo. E non vedo l'ora. Spero che sia all'altezza del secondo e che mi lascia l'emozione che ci ha lasciato. Secondo me sì, poi vedo questa art direction molto, esatto, orrorifica. E come tu hai detto all'inizio, mi interessa tantissimo il fatto che nel gioco ci sia una possibilità di poter giocare in modo multiplayer. Ci hanno accennato, questa è la famosa frase, onestà, integrità dell'ombra della croce, mentre te lo mettono dentro con noi. Mi interessa il fatto di questo multiplayer, che spero somigli molto a Left 4 Dead, che ci abbiamo passato l'infanzia, probabilmente usciti da scuola, o il periodo che andavo a scuola era sempre quello. E spero che ci giocheremo. La cap, come avrai messo. Esatto, l'uscita era a aprile. Ecco, la fine del mondo. Una settimana dopo. Da gennaio ad aprile, raga, preparatevi. Dopodiché è stato annunciato per con grande stupore mio personale il DLC di Kingdom Hearts. Ci sarà la possibilità di giocare tutti quei personaggi che sul gioco base non abbiamo potuto giocare, perché non abbiamo giocato praticamente solo con consola. Chiaramente non Pippo, non Paperino, non Topolino, insomma. Ma quelli della Genesi Final Fantasy. Sì, probabilmente Aqua, Riku, non so se anche lui. E spero, come si vede dal trailer, si possano approfondire la storia, per come è finito il base. Mi piacerebbe sapere realmente dov'è Sora. Io sto attento a quello che dico, se non è spoiler. E vorrei vedere queste persone in nero che sono rimaste fuori. Esatto, fuori dall'organizzazione. Alla fine del gioco, non, sempre per non spoilerarvi, viene fuori che c'è qualcosa di più dietro a queste persone, ma non si capisce cosa. Spero che si approfondisca un po' di più. E non che facciano i soliti 2,5, 2,3 quarti, 2,77, 2,89. No, speriamo. Allora, i Game Awards, andiamo a noi. Esatto. Game Awards, come si svolgono? Nomination, i premi, e nel frattempo ti piazza le chicche dell'anno a venire. Questa è una qualche bellissima chicca. Qualche piccolo annuncio, esatto. Di Nintendo. Per me almeno sì, lo io diremo. Il primo ci ho giocato tantissimo. Beh. Allora, come facciamo noi? Esatto, come ogni anno noi andremo a fare il giochino del... Esatto, lui dirà una categoria, noi diremo le nostre preferenze e poi vi sveleremo chi è il vincitore. Allora, gioco dell'anno e nomination sono... Control. Death Stranding. Resident Evil 2 Remake. Sekiro.
Smash Ultimate e The Other Worlds. Io dalla mia, dal mio amore infinito per Kojima avrei votato Death Stranding, perché mi ha lasciato, non l'ho finito, ma mi sta lasciando qualcosa nel profondo che pochi giochi mi hanno lasciato, e quindi secondo me lo meritava tutto. Io perché mi è piaciuto alla follia Resident Evil 2, l'avevate capito anche prima mentre parlavo del 3, come lo amo. E invece, chi ha vinto il gioco dell'anno era l'unico gioco che probabilmente né io né lui, diciamo così, sognavamo. Eccolo qua, tutto nella sua bellezza, perché comunque bello è bello. Perché ve lo passo a schermo intero. Sekiro. Che vi dico? Allora, io apprezzo tantissimo questo gioco, ma purtroppo lo apprezzo da visualizzatore, si può dire. Cioè, a me piace guardarlo, quel poco tempo che ho lo passo nel vedere qualche gameplay, lo vedrei volentieri, ma non è la tipologia di gioco che io amo. Delle nomination, sia io sia lui, eravamo pronti a giocare qualsiasi altro gioco, perché alcuni non l'avevamo giocati. Control, io né lui l'avevamo giocato, Death Stranding lui non lo sta giocando, Resident Evil mancava a me, Smash Bros lo abbiamo giocato, eravamo pronti a giocarcelo questo gioco dell'anno. Su Sekiro abbiamo tutti e due un po' storto il naso. Non lo so, forse lo farò, forse no. Non è il mio gioco, però. Non è la tipo di gioco che piace a me, o da quello che mi puoi far capire che piace a te. Quindi, sicuramente complimenti. Un signor gioco, eh. Esatto, alla casa che. From Software, esatto, quelli di Dei Souls. Esatto, di Dei Souls, che hanno per l'ennesima volta indovinato un signor titolo. Ma purtroppo, probabilmente, non avrete i miei soldi. Quindi, detto questo, andiamo avanti sulla seconda. Ovvero Action Game. Abbiamo Apex Legends. Sì. Ah, possiamo ritornare con sì, il tema, certo. Anche se tanto questo lo rinomino molte volte. Scherziamo, dai, è comunque un signor gioco. È solo che non è nelle nostre corte. Apex Legends come action gamer. Astral Chain, DMC5, Devil May Cry 5, Call of Duty Modern Warfare, Gears 5 e Metro Exodus. Allora, io seguo. Esatto. Io ero partito, ammetto, con forse un'idea su Apex, ma poi Devil May Cry, raga, Anche per carità, anche Astral Chain merita, è uno dei migliori action sulla Switch. Sì, però alla fine, senza sapere, diciamo, la risposta a questa cosa, merita tutto. Dante. Devil May Cry è stato il gioco, secondo me, bello con tre personaggi, bello. Esatto. Bello. Action game. E bravo. Quindi ci ha messo d'accordo tutti e tre, diciamo. La critica, me e Santi. Dopodiché, ritorniamo. Action Adventure, che è un po' di. Non è la stessa cosa, mi raccomando, non confondete Action Game con Action Adventure. Borderlands 3. Ok. Control. Ok. Death Stranding. Resident Evil Remake. Zelda Link Awakening. Uh-huh. E Sekiro. Io avrei puntato tutto su Borderlands 3, perché Borderlands è un'icona, secondo me. Io puntavo su Resident Evil perché è un signor gioco. E per l'ennesima volta la critica ci ha rimesso d'accordo. Ha vinto Sekiro, non anche qui non siamo d'accordo, ma parlandone abbiamo detto, beh, sicuramente tra i due premi che ha vinto si merita molto di più l'action adventure come categoria, sì, che come Game of the Year. Allora, art direction, la direzione artistica, credetemi, in un gioco a volte è quello che te lo fa vendere, più di tutto altro. E qui abbiamo di nuovo Zelda Link Awakening, Sekiro, Sayonara Wild Hearts, Gris, Death Stranding e Control. Io, vabbè, sempre da personale Death Stranding, perché secondo me ha un art direction sopra un altro livello. Anch'io l'ho votata perché l'ho visto e veramente merita, ma quello che ha vinto, e ci sta, diciamo subito, sì, è Control. Sì. Control forse noi non l'abbiamo votato perché non l'abbiamo giocato. Ci siamo goduti dei gameplay su Twitch e su YouTube, ma niente di più. Andiamo al Game Director. Il Game Director invece, la direzione del gioco, vuol dire qui è più che altro il papà o la mamma, a seconda del momento, esatto, quello che si porta, e il qui, regista. E qui spoiler, anche qui ci ha messo d'accordo tutti e tre, ci ha messo d'accordo. Critica N2. Avevamo come candidati Other Worlds, Sekiro, Resident Evil 2, Death Stranding e Control. E tutti siamo stati d'accordo su Death Stranding. Perché? Senza che parliamo troppo. Kojima. Fai, ragazzi? Musica, storia, legge, fa tutto. C'è illuminato. Kojima è Kojima, raga. Chi lo segue, lo segue. Io lo amo e lo odio nello stesso momento, quindi. Andiamo avanti.
Family Game, e qui noi l'abbiamo ribattezzato Nintendo Family Game, sì, perché sì, non c'è stato qualcosa fuori, ma è giusto che sia così. Partiamo da un presupposto: non sono giochi del cazzo, sono Family Game, sono giochini, sono tutti signori giochi. Anche quelli che potreste reputare minori, noi l'abbiamo provati e no, non so così, sono Family, tutti belli, non sono tutti così fottutamente belli. Illumination, Yoshi, Smash... sì. Super Mario Maker, Ring Fit e Luigi's Mansion. Allora, nel mio caso io ho votato di petto Mario Maker 2 perché tanta roba, ragazzi. Però effettivamente, quando sapete il vincitore, ci sta Chiappa Fantasma, ovvero Luigi's Mansion 3. Esatto, perché? Perché nel quest'ultimo capitolo è stato aggiunto questa modalità in cui Luigi si può sdoppiare in questa melma verde e ha aperto il mondo a un... Gommi Luigi, no? Gommi Luigi, esatto. Ha aperto il mondo a un pari livelli, tipo albergo a livelli, come nel gioco base. Sì, devi scalare l'hotel. Però sono tutti minigame, tutti enigmi che vanno risolti con due joystick giocando insieme. Si acchiappa assieme i fantasmi. Fighting Game, Smash. E ci sa tutto. Perché c'è Smash? Uno direbbe uscito nel 2018. Smash c'è perché si parte da dicembre a novembre, capito? Quindi sì. I giochi di dicembre vanno nel game. E Smash è uscito a dicembre, i primi dicembre. E Smash, vabbè, Smash. Cioè, abbiamo giocato pure io e lui a roppa. Esatto. Ongoing, ovvero il gioco che è miglior, che è stato supportato migliore dalla Software House. Fortnite. E per il secondo anno consecutivo, per la precisione. Se non ricordo male, anche l'anno scorso è stato così. Che gli vuoi? Beh. Multiplayer game, come novità ci sta secondo me Apex Legends. Sì, giocato, divertente sicuramente, anche qui ci metto del personale, molto più divertente di Fortnite, non so perché, a me mi appassiona un po' di più. Sono d'accordo. Gli uniti assieme, per riassumerli, l'Independent Game, Best Independent Game, la Software as Independent e Indie Game. E anche, se vogliamo andare un po' più velocemente, sì, i Narrative Game. E anche roleplay game, esatto. Verità. Cioè, infatti la vinto dove... Esatto. Disco Elysium. Che esatto. Se vogliamo spendere 2 minuti in più, è un gioco che racchiude proprio queste categorie. È un indie game, è un gioco incentrato sulla narrativa e ha una base forte di roleplay. No. Quindi meritatissimi tutti questi vincite. Esatto, tutte queste vincite, questi riconoscimenti nelle loro categorie. È tra l'altro il gioco più titolato. Cioè quello che ha vinto più titoli. Esatto. E se vi piace veramente la narrativa, perché si incentra quasi tutto sulla narrativa, raga, non fatelo scappare perché è davvero tanto bello. Sì, questa Software House russa, sconosciuta, il primo gioco che ha fatto, ragazzi, è un capolavoro. Questo viene considerato un capolavoro di Squeezie, ma è un esatto. Gioco da 10. Per molti di noi ha preso il posto di Divinity, che è pure quell'altro. Ah, esatto. Niente da dire. Infine chiudiamo con, anche qui pure si riassumono con un gioco solo. Sì, sì, e ci ha messo anche qui d'accordo, qui c'erano delle nomination, ma siamo tutti d'accordo con la critica. Ovvero, Music Score, vinto da Death Stranding. A mani basse. Tanto che stiamo bestemmiando tutta la community per farci attivare questa cosa con una patch sul gioco, di poter mettere una radio, qualcosa, la selezione delle tracce audio, perché sono bellissime. E merita. Il performance, vinto Multishop, chiaramente... da Matt Mikkelsen. Scusi, si pronuncia giusto? Matt Mikkelsen. Mikkelsen, scusate. Ha battuto Norman Reedus. Si sono sconfitti tra di loro. Secondo me, in casa. Secondo me, meritatissimo. Anche Norman Reedus probabilmente meritava. Ma gli ha dato una mano molto il ruolo che copre lui, Matt Mikkelsen, nel gioco. Che ti lascia quel... Signore. Anche qui non posso tirare tanti spoiler, però... meritatissimo, siamo tutti d'accordo. Dico, dunque, di solito gli annunci dei Game Awards sono carini. Sì, però che poi io, allora, io partiamo dal presupposto che io sono Boxaro, lui è Sonaro, ma alla fine di tutto non è proprio così. Per prenderci in giro, anzi, a dire la verità, ultimamente sono più Sonaro io. Spesso poi io faccio. Detto questo, va spoiler, vi faccio vedere. Vi faccio vedere i prossimi 800 euro da pagare. Chi fa vedere? Holiday sarebbe, scusami. Come? L'Holiday. Natale. Ah, è andata bene. Natale, forse c'ho tempo di preparare l'altro rene. Allora, è stata annunciata. Così, Così, senza un muzzo. Motivo vero e proprio, è stata annunciata. Questa cosa. Perché il signor Spencer prende ieri a terra, o compra cose o annuncia cose. Ce l'hai i soldi, io non... Vai in giro.
E quindi lui è atterrato ai Game Awards, ha detto: te, lo sai, vi dico ragazzi, un peccato per questa. Che dire, io... Allora, quello che vi posso dire io è che apprezzo tantissimo quando qualcuno vuole mettere sul campo il cambiamento. Cioè un cambiamento in generale. Non è detto che lo apprezzi quel cambiamento, io non è che sono tanto al cambiamento, però mi piace esatto il coraggio di mettersi in gioco proponendo qualcosa di nuovo. Che cosa ha fatto adesso la Microsoft? Ha messo in campo una nuova console con una forma totalmente diversa. Qui fra l'altro vedete anche i possibili giochi di uscita. Sì, fa vedere tre giochi di cui si pensa siano probabile forza, esatto, probabile FIFA. Anche se riguardandolo mi dà più idea di PES e Halo, che stiamo aspettando tutti. Halo, come la faccia venire, esatto, faccia venire giù metà dei videogiocatori. Eccola. Ecco, ci crediate o no, ma è così. E a me un po' non piace, per non dire non fa, fa un po' cagare. La colonna. Sembra un dashboard molto minimal, black totale, con alla cima della colonnina una grigliera verde, perché Microsoft è più verde, con il controller che è l'Elite, sì, stile Elite, diciamo. Xbox Series X, ovvero si sono inventati una roba tipo iPhone, diciamoci la verità. O Phil, Power Your Dreams, man. Power Your Dreams. Ma ragazzi, bello, bello, una bella cosa. Ci ha sorpreso, ha sorpreso il mondo intero. Però sciorinamogli un attimo quello che c'è là dentro, perché oh, è coglioni. Sì, no, ma ci manca... a me potete vedermi deluso, perché io purtroppo aspetto la pappa, non il piatto. Il piatto può essere bello quando ti pare, lo devo pagare, però la pappa mi interessa. Però si dice 8K, 8K. 8K forse non nativi, ma comunque 8K. 16 giga. 16 giga, sì. 18, 12, 12, 12, 12. 12. 12. 12 tera. Mai 12, 12 tera. Sono tantissimi 12 tera. Siamo là. Io mi sento forte col computer mio a 6-7 teraflop, quindi poi parliamo quasi del doppio. È stato annunciato il primo gioco per Xbox Series X. E io mi metto l'altra cuffia perché mi godo la scena, perché io non l'ho visto. Che noi, io lo stavo dicendo per Ninja Theory, quindi già avete capito. Io lo stavo dicendo prima. Spencer che fa? Vola e o fa vedere il trailer o acquista Software House. Spencer nel corso degli anni ha acquistato Software House. Mi metto un attimo le cuffie più alte perché merita. Fra quali? Quella di Ninja Theory, che adesso è Microsoft. E ha fatto vedere questo trailer che io non mi aspettavo. Il seguito di Senua's Sacrifice. Il primo è stato una bomba e questo qui pare sia un'altra bomba. Perché quello che vedete... è in game, questo è game, dice... non è CG, capito? Non è un semplice trailer in CGI, questo dovrebbe essere in game. Se è così in game, cioè, di che stiamo parlando? Belle doca. Belle doca, perché? Perché vi ricordo che Senua è un gioco che è molto intimo, tra virgolette, riguarda la psiche della protagonista e ciò che lei vede attraverso la sua psiche, ciò che percepisce. E la forza di questo gioco è stato proprio il fatto che dopo, almeno a me, mi ha trasportato in questo mondo. Dopo un po' di ore che giochi percepisci le sue angosce, senti il male che prova lei, no, dolore più tristezza, tutte queste cose, insomma. E quindi, diciamo così, Microsoft... spettacolare. Un annuncione questo. Adesso ci velocizziamo e vi diciamo anche gli altri annunci, ovvero un Final Fantasy VII Remake che uscirà a breve, in cui si vede Cloud che, diciamo, vi accenna com'è fatto il carattere di Cloud. Il trailer di Ghost of Tsushima, in cui finalmente si sa che uscirà entro fine anno del 2020. Abbiamo detto prima Bravely Default 2 per Switch, che avete visto, cioè, questo è stato l'annuncio vero e proprio, assieme a un gioco solo Microsoft. Si è visto anche un gioco solo Sony, ovvero Godfall, la caduta degli dèi, in cui prende, non si capisce molto, ma diciamo così, sembra un action cooperativo. Anche lì, se andate a vedere il trailer, si parla di gioco proprio, quello che vedete, sì, è sì, il sì. Gioco, dicono. Andate a recuperare, non è, cioè, è da esplodere gli occhi. Esatto. E infine, perché li vogliamo menzionare, i giochi di LOL. Sì, la Riot ha buttato in campo le prime cartucce, diciamo, dei loro progetti. E questo non si è visto molto, però.
E questo è quanto per quanto riguarda i Game Awards. Ci sono piaciuti, a me piacciono sempre, è un bel momento per i videogiochi, finalmente anche il momento in cui diventano adulti. Jeff Keighley se la cava, è veramente bravo come presentatore, porta avanti questo show e ogni anno matura. Possiamo essere non d'accordo o meno con le classifiche, però per il mondo dei videogiochi è Sì, tutto un bene. ormai È un appuntamento. esatto, i Game Awards diventano È appuntamento un anche il paio nostro d'anni, forse appuntamento tre ormai. anni. Il primo l'abbiamo seguito e 2 anni facciamo i video, quindi. Quindi. Vabbè, niente, finiamo qui. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un like, se siete d'accordo con noi o non siete d'accordo, vi piace commentare con noi questi Game Awards, siamo contenti, commentateci. Diteci la vostra classifica, quello che vi è Esatto, piaciuto, quello che non quello vi è che non vi è piaciuto, quello che vi ha piaciuto. deluso, quello che vi ha deluso. Se poi volete condividere con qualche amico il video, basta premere il tasto e infine, se non siete iscritti, iscrivetevi e ricordatevi Campanellina. di mettere la campanellina per le notifiche perché noi facciamo un video a settimana. Detto Non ce le perdete. questo, ci vediamo al prossimo video e Vi ciao salutiamo ciao! tutti.